La galleria Bioproject è il primo spazio italo-serbo di Belgrado. L'artista presentata è Dušica Drašić, curata da Marta Sferretti, ambedue under 35, come prevedeva il premio. È un progetto che è nato a Nairobi, in Kenya, ed è stato prodotto dal Goethe Institute di Nairobi e ha coinvolto la comunità somala ormai stanziale da 20-30 anni a Nairobi. Ed è un progetto, un'installazione che prevede fotografie, video e questo appunto cappotto che abbiamo in 3 edizioni. La storia del progetto, brevemente, parte dalla storia che è presente sia nella Bibbia, sia nella Torah, sia nel Corano, del cappotto che viene donato da Dio al figlio per stare sulla terra. Quindi, per costruire questo cappotto è stata coinvolta tutta la comunità somala, sono stati presi degli oggetti appartenenti alla famiglia della comunità e sono stati stampati sui tessuti, seguendo la tradizione dei tessuti africani. Poi sono stati invitati gli elementi della comunità a farsi fotografare in questo studio, che è il classico studio di fotografia di tradizione proprio africana. Tutte le famiglie hanno all'interno dei loro appartamenti delle foto fatte in studi di questo genere. Infatti, comunque, è anche un'installazione interattiva, in quanto lo spettatore può indossare il cappotto e farsi fotografare. Abbiamo deciso di partecipare a Setup in quanto pensiamo sia. Innanzitutto, sì, è una fiera giovane, però almeno ho intuito un forte potenziale in crescita e il lavoro anche di comunicazione e di rappresentanza che hanno fatto con le singole gallerie, credo che sia valido. E anche comunque un comitato scientifico che prevede figure importanti nel mondo dell'arte italiano hanno fatto sì che la mia scelta si orientasse su Setup.